Siamo qui davanti alla procura perché abbiamo depositato un esposto su quanto è successo. Crediamo che sia intanto inconcepibile che si continui a far finta di nulla e che si voglia derubricare questo evento a mera calamità naturale. Non è così, qui si parla di un argine rotto rispetto a un intervento che non è mai stato concluso in 3 anni e che era stato definito urgente dallo stesso presidente Bonaccini in qualità di commissario contro il dissesto idrogeologico. Mi preme far presente anche che la sistemazione di un argine non è ovviamente un atto secondario, nel senso che è a tutela dell'incolumità pubblica. Ora, la cosa che mi pare particolarmente strana è che ancora oggi nessuno abbia aperto un fascicolo. Si viene detto che questo è un evento straordinario, in realtà l'unica cosa straordinaria è il ritardo con cui sono stati fatti i lavori. Quindi chiediamo che si indaghi sulla dinamica degli eventi e che vengano accertate eventuali responsabilità. Ripeto, qui c'è un problema di tempistiche per un intervento che era stato ritenuto urgente e un problema di argine. Non è un caso che l'esondazione sia avvenuta proprio in quel tratto di fiume, perché c'era un cantiere in essere e un argine che era provvisorio. Noi abbiamo chiesto a livello politico una commissione d'inchiesta che ci è stata negata. Oggi non possiamo fare altro che depositare un esposto e sperare a questo punto che la magistratura non si volti dall'altra parte. Il messaggio è quindi: voi vigilerete su tutta la faccenda? Noi stiamo già vigilando, abbiamo già fatto tutto quello che era nelle nostre prerogative a livello politico. Ora ci aspettiamo che anche la magistratura faccia la propria parte. In altri casi simili, dopo 4 giorni, la magistratura si è attivata in autonomia. Come dicevo, a Lentigione è stato fatto così. Io mi aspetto che anche per il caso, per l'esondazione del Reno a Castelmaggiore, la magistratura non si volti dall'altra parte.